attrezzature e corredini per il reparto di neonatologia del San Donato di Arezzo, una donazione che mira a migliorare le condizioni dei piccoli pazienti. L'associazione di volontariato Cuore di Maglia ha donato un corredo intero di coperte, sacchi nanna, cappellini e scarpine, tutti fatti a mano. Il Rotary Club dell'area Etruria si è invece fatto promotore di un progetto finanziato alla donazione al reparto di terapia intensiva neonatale di apparecchiature all'avanguardia per eseguire trattamento ipotermico in caso di asfissia grave alla nascita. Un valore complessivo di 40.000 euro interamente finanziato dal Rotary. Il progetto è nato dalla collaborazione dei 6 club dell'area Etruria, che sono Arezzo, Est Arezzo, Casentino, Valdarno, Cortona e San Sepolcro, ed è nato dall'idea appunto di questa necessità di avere questo lettino e questo elettroencefalografo specializzati per i bambini, per il trattamento di ipotermia, ed è frutto di collaborazione anche del Rotary International e del Rotary anche dell'India, col quale c'è stato un mutuo scambio di collaborazione. Questi strumenti sono utilissimi nel nostro reparto e sono il frutto dei progressi nel trattamento dell'asfissia neonatale molto molto recenti. Noi fino a pochi anni fa un bambino nasceva asfittico si poteva altro che fare che sostenere le funzioni vitali e assisterlo al meglio, ma non avevamo chance di modificare la prognosi. Adesso studi internazionali oramai controllati, randomizzati, hanno valorizzato l'importanza del raffreddamento cerebrale fatto precocemente entro 6 ore di vita. L'applicazione di questa metodica permette, oltre che di ridurre la mortalità, questa è la cosa importante, anche di ridurre l'incidenza di esiti neurologici permanenti. Quindi pensate quanto è importante questo trattamento. È importante anche per gli adulti, perché in caso di lesioni centrali, cerebrali nell'adulto, intervenire molto rapidamente con questa tecnologia consente appunto di evitare danni più estesi e quindi di avere, come diceva anche per il neonato il dottor Martini, esiti permanenti gravi e disabilità gravi una volta che si è risolto l'evento acuto, diciamo.